What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dalla nostra affascinantissima Ada, che è ancora alla disperata ricerca dell'Ambra. La scorsa volta abbiamo visto come effettivamente ragazzi questo DLC si agganci perfettamente alla storia principale, perché ci hanno fatto vedere che praticamente ad un certo punto è stata effettivamente proprio Ada a salvare le chiappe al nostro caro Leon. Un intreccio che mi ha fatto veramente molto piacere scoprire. E niente, quindi l'ultima volta ci eravamo lasciati qui dopo aver scoperto nuovamente il meraviglioso Eusti ragazzi, che era proprio qui ad aspettarci. Quindi a parte tutto direi di non perdere tempo, di rompere prima di tutto questo meravigliosi barili per Pegetas. Come qualcuno di voi mi ha consigliato nei commenti sotto allo scorso video, e come sempre io vi ringrazio veramente di cuore ragazzi per i vostri consigli, torniamo dal carissimo Eusti e vediamo un attimino di comprare prima di tutto ragazzi l'estensione della valigetta, perché come giustamente mi avete fatto notare assolutamente fondamentale avere più spazio possibile, quindi lo compriamo subito. E dopodiché mi avete consigliato il fucile ovviamente a pompa, che tra l'altro attualmente è in offertona speciale ragazzi, è solo 9600 pesetas. E zitto Eusti, sto un attimo cercando di parlare, scusa quindi compriamolo ragazzi. Questo piccoletto è molto facile da maneggiare, perfetto per te. Io un po' mi dissocio, però va bene lo stesso, quindi grazie mille, grazie a te caro, sì come al solito. Ecco qua ragazzi, finalmente adesso abbiamo a disposizione anche appunto il super fucilazzo, quindi intanto allora visto che ci siamo direi di combinare questa bella miscela di piante, visto che ci siamo appunto, e dopodiché mi sa che possiamo riparare il coltello rotto visto che ci troviamo, e per 5000 pesetas ragazzi se ne può aumentare la resistenza, direi che può essere utile, quindi facciamo così. Perfetto, quindi adesso che abbiamo fatto tutto, abbiamo comprato nuova roba e abbiamo anche migliorato il nostro coltello, direi che possiamo tranquillamente ragazzi continuare per la nostra strada, sempre temendo ovviamente incontri poco piacevoli. Questo luogo me lo ricordo, probabilmente l'abbiamo già visto col caro Leon. Munizioni pistolare prendo assolutamente. E qua dentro cosa c'è? Questo bello scrigno. Uno spray medico, mi dà più brividi di qualsiasi rubino ragazzi. Supplica di Clemente. Maestro, a ben pensarci è strano che Isidro mi abbia lasciato libero di andare. Quando la creatura con il mantello nero, Mister Kela, mi ha colpito con qualcosa mi sento strano. Ho iniziato ad avere delle visioni, il cielo stesso sembra quello di un altro pianeta. E poi arriva quell'essere. Ma ora sono tanti, centinaia. Maestro, vi prego, vi supplico, c'è un modo di porre fine a questo orrore? Il maestro l'avrà guardato e gli avrà detto: caro mio, un bel colpo in bocca, diretto, hai risolto tutti i tuoi problemi. Quindi, allora, questo rumore è sempre poco piacevole. Sì, va bene, andiamo. Ciao, caro. Sadler, il leader della setta. Proprio lui, in tutta la sua orrenda magnificenza. Ma quanto è caruccio, veramente caruccio. Polvere Rasparo e Pegetas per noi ragazzi. Qua sul tavolino non c'è niente. Stiamo pronti perché comunque mi posso aspettare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Intanto ho raccolto polvere da sparo e munizioni pistola, che anche queste ci piacciono. Rompiamo questa bella scatolina. Munizioni fucile, che altrettanto ci piacciono. Tra l'altro sto notando adesso che la mia salute è messa un po' malino, per cui la possiamo combinare questa gialla ragazzi con una che abbiamo già combinata, per cui direi di prenderla. Wow, così ci potenziamo anche la barra della vita. Ma che bello, bellissimo. Oh cacchio,
io quello che non vedevo proprio l'ora di fare, di rincontrare Mr. Kela in un'allucinazione terrificante. Qual gioia, caro, qual gioia. Oddio. No, 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 non mi toccherai con quelle chele sudice, non ti azzarderai. Assolutamente. A parte che sei inquietante. Parare gli attacchi. Sei un coltello, puoi usarlo. Ah, il famoso parry, ragazzi. Quello che mi dimenticavo sempre di utilizzare nella storia principale. Quando il comando appare nell'angolo in basso a destra. Va bene, vediamo se me lo ricordo. Oh, beh, bastardo. Bastardo. Oh shit, qua potevo tranquillamente schivare e non rischiare col parry. Però, vabbè, ho cercato di fare la figa e me la son presa dritta in quel posto, caro. Gna gna ca 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 ca. Oddio, che fai? Devi stare un attimo buono, eh. Prendo tutto, munizioni mitragliatrice, munizioni pistola. Non ho visto che altro ho preso. Dov'è? Oh, che fai? Torni a casa? Fai una visitina ai parenti? Che non vai mai a trovare, eh? Bastardo. Ah, minchia, ti crivello, Dio santissimo. Quanto non te posso vedere. Dritto, dritto, nelle palle. Nelle noci, nelle palle, vai. Super calcio rotante. Oddio, che è successo? Oddio, riappare di qua. Non vede l'ora di venirmi a mangiare. Mi vuoi mangiare? Spero per te di no. Ho un saporaccio, sai. Ma proprio un saporaccio. Oh, cazzo. Oh, io l'ho detto per te, eh. Cioè, che poi ti offendi, so cacchi, oddio. Mi so cavoli tua, capito? Oh bello, oh bello, oh ah, adesso usa la tecnica di Naruto, quella dello sdoppiamento là, come caspita, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, tutta quella roba lì. Ok, ho detto una blasfemia, non c'entra niente con Naruto, mi rendo conto, ma era per ridere un po', era per ridere un po', non ti offendere, sei un po' troppo permalosetto. La puta che te pario. Quanto sei scostumato però, eh. Quanto sei scostumato. Non mi toccherai, te l'ho detto, con quelle chele schifose. Allora, questa è una copia, ragazzi. È una copia e colpirlo ovviamente non serve a una ceppa. Gnacca gnacca. Dobbiamo continuare a colpire lui, ovviamente. L'unico irripetibile. E non me puoi spuntare davanti ai barili, tu sia maledetto. Ti stacco il gomito, Dio santissimo. Ci dobbiamo curare, ragazzi. Per forza, non posso fare altrimenti. Io volevo andare a rompere quei bariletti e... Però niente, lui continua a fare lo scostumato e io adesso li vengo a rompere, però. Ok. Munizioni mitragliatrice. Non mi toccare. Tu sia maledetto. Maledetto, maledetto, maledetto. Quanto mi sta antipatico sto bastardo. E non ti metti in mezzo tu. Accidenti. Tu sei solo un'illusione, però fai male quando colpisci, bastardo. Maledizione, raga. È su però, è su però. Oddio, ma quanto resiste sto maledetto. E dai. Oh, ciao, ciao. Ah, quello originale mi sa che è quello con gli occhi sbrilluccicosi, ragazzi. Quindi uno non si può sbagliare in pratica. Ma se facciamo una cosa tipo bellissima, tipo questo. Oddio. No. Un calcio nelle palle non può mai mancare. Oddio, lo posso andare a colpire. Gnacca. Super colpo incredibile di Ada! Non ti è piaciuto, vero? Però non è morto, vorrei far notare. Ah, adesso si sdoppia ancora di più. Non mi dire, io non ho così tanti colpi ancora a disposizione. No, 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 mi state a pia per il sedere, ma proprio tipo puttente. Adesso, ah, ecco l'occhietto, l'occhietto, l'occhietto sbarazzino, l'ho visto! Maledizione, no raga, questa è cattiveria, dai. È proprio cattiveria. Mi sa che mi tocca curarmi di nuovo. Tu sia maledetto. Ho capito che tu ti sei innamorato di me, però devi stare un po' a distanza, eh. È su, è su. Oh shit. Oh shit, cosa mi hai fatto?
Ci rivedremo ancora, vero? Tu guarda un po', chi l'avrebbe mai detto? Accidenti, speravo che fosse il nostro ultimo incontro, perché veramente mi è arrivata fino a qua, capito? Questo è stalking, mio succede? Caro. Non lo so, Ada. Il caro Mister Kelat ha fatto un qualche incantamento, un qualcosa... Ok, andiamo alla strano. Casa del capo del villaggio. Questo è chiaro, insomma... Verso la casa del capovillaggio, diciamo di sì, sto poveraccio. Di carne bruciata. Un odore che non mi mancava. Beh, penso non mancherebbe a nessuno, visto che fa abbastanza schifo. Comunque, allora, visto che siamo qua, ragazzi, siamo nel villaggio, direi di guardarci per bene intorno, perché il bastardone, e prendo Pegeta Sagogo, mi ha fatto usare tutte le cure che avevo. che bello, guarda, è stato veramente favoloso. Fatto sta che ho detto, cioè, potrei denunciarlo per stalking perché continua a infastidirmi quando io gli ho detto de no. Gli ho detto che non sa da fare. Lui deve trovare qualcuno che si assomigli un pochettino di più a lui. Io non vorrei sparare al pollo, ragazzi. Ma... speravo, ho fatto una cosa orribile e sto sentendo un rumore altrettanto orribile, ma il pollo non mi ha rilasciato una mazza, quindi ho ammazzato un pollo a caso per nulla. Va bene, quindi dicevo che Mister Kela si dovrebbe trovare un qualcuno, munizioni fucile, che si addica un pochettino di più a lui. Una ragosta, mitragliatrice pistola, un qualcosa, no, insomma. Grazie. Pranzetto di benvenuto? Che meraviglia. Capite? C'è qualcuno che gli assomigli. Tutto qua, io questo dico. Noi non siamo fatti per stare insieme. Non c'è roba. Andiamo, piantina rossa. Vediamo. Di qua non c'è nient'altro. Sembrerebbe proprio di Noah. Quindi... vediamo se in questo villaggio puzzolente c'è qualche altra cosa da raccogliere. Ma mi sembra di vedere, ragazzi, ma qua dentro non ci sono entrata. È possibile che io non sia entrata qua dentro, davvero? Permesso, scusate, non ci sono entrata veramente, ragazzi. Caspiterine, dire che era qua. Granata stordente, che meraviglia. E qua non posso aprire, no. Le pannocchie diventate pietra, anche no, grazie. E qua dentro che cosa abbiamo? Pesetas e munizioni fucile, ci piace. Quello che stavo pensando, ragazzi, appena prima di iniziare a registrare, è che io spero, ma tipo con tutto il mio cuore, ma proprio tutto il mio cuore, un bello zaffiro, che in questo DLC ci abbiano fatto la grazia di non inserire Regeneradores, perché della storia principale quello che mi ha terrorizzato di più sono stati proprio quei maledetti. Quindi, siccome ne ho avuto abbastanza già nella storia principale, davvero io spero che almeno ci abbiano graziato, pianta verde, almeno in questo DLC. Allora, direi di combinare immediatamente le due piantine, riordiniamo un po' la valigetta e quindi speriamo bene, speriamo che le mie speranze siano ben riposte, ragazzi. Allora, mi manca una porta di qua, sembrerebbe, quindi andiamo a vedere anche quella porta. Non aprire quella porta, ma noi la apriremo. È chiusa. Niente da fare. Accidentaccio, ci deve essere qualcosa di utile qua dentro. Oh, io posso entrare? Ok, vediamo, certo che posso entrare. Scusate l'intrusione, ma immaginavo ci fosse qualcosa oltre queste pejetas di veramente bello. Oh, ma che carino. Potevi profumo, ma sarà rancido, io non lo userò. Però probabilmente a Eus ti piacciono le cose rancide, cioè un po' datate, capito? Un po' antiche, un po' antiquate, un po' chiamatele come ve pare. Quindi, ho guardato dappertutto? Ma davvero dappertutto? Penso di sì. Credo e penso e spero di sì, ragazzi. Qua dentro c'è sua entrata? Ah, qua dentro no. Mi stavo per perdere queste 400 incredibili pejetas, ragazzi. Che fai, te ne privi? Certo che no. Io credo di aver spulciato abbastanza questo pulcioso villaggio e credo di poter andare alla casa del capovillaggio. Il dilemma che sorge è: dove cazzo
Spita è la casa del capovillaggio. Ma visto che mi ci trovo, ragazzi, faccio una cosa meravigliosa. Aspetta, aspetta. Scusa, caro, aspetta. No, lo spray medico me lo prendo, ragazzi, perché comunque può essere utile. Quanto parli, Eusti? Salvo la partita, visto che sono riuscita a primo colpo a sconfiggere il nuovo Mr. Kela. Quindi adesso, non so, proviamo ad andare di qua, ragazzi. No, qua è tutto bloccato. La casa del capovillaggio, quale sarà? Sarà questa? Qua dentro non ci sono entrati. Comunque, munizioni mitragliatrice ci piacciono. Però qua dentro non c'è più una mazza. Ah, la casa del capovillaggio, ragazzi, viene rappresentata qui, tipo in mezzo al nulla. Quindi mi sa proprio che devo scendere. Credo proprio di dover andare di qua, ragazzi, verso questo enorme cancello. Tac. Chissà quali altre problematiche ci attenderanno. Oddio. È da qui in avanti, non oso immaginare. È da questa parte. Sì, Ada, perché tu giustamente conosci perfettamente gli abitanti di questo villaggio. Quindi è giusto che lei sappia dov'è la casa del capovillaggio. Mi pare ovvio. Pesetas e pesetas. E non c'è nient'altro. Va bene, andiamo. E vediamo un po' quest'altro cancello immenso. E vabbè, c'è il battrampino. Potrai scavalcare, suppongo, no? È certo. Nessun ostacolo. Oh, che state a fa'? Che state a fa' là dentro? Oh! Il tuo sangue ha colto il dono. Di nuovo gli ha salvato le chiappe chiare, ragazzi. Ah, ci mettiamo contro anche Mister Boccia qua. Insomma, raga, Ada ha puntualmente salvato le chiappe a Leon. No, no. Nel mio sangue. Sì, purtroppo sì, Leon. Mi dispiace dirtelo, ma è così. Che caro, caro signore. Meglio nascondersi. Che sarà abbastanza arrabbiato, sicuramente. Intanto il caro Luis, ragazzi, si è tipo dileguato. E qua termina secondo capitolo. Io ovviamente salvo la partita e da qui, ragazzi, si incomincia il terzo capitolo. E andiamo. Via avanti tutta. Ok, che abbiamo scoperto da qua sopra intanto? Oh, guardalo lì, povero stolto. Tienili occupati, Leon. Che io sbrigo il resto. Ok. E intanto che Leon continua, ovviamente, il suo incredibile viaggio, noi iniziamo appunto il capitolo 3 di questo altrettanto incredibile DLC. Cerco un indizio per trovare Luis. Luis, giusto l'avevo nominato, ragazzi. Che ci ha lasciato immersi nella merda. Se ne è tranquillamente lavato le mani. E quindi una traccia di Luis. Vediamo un po'. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua che cosa abbiamo? Ma tu guarda un po'. Ci serve una bella chiave. Una chiave che non abbiamo. Mi pare ovvio. Ah, Gesù. Adesso che trovo Luis, ragazzi, gliele suono di santa ragione. Granata a frammentation. E qua che cosa abbiamo? Almeno il loro libro sacro non sembra male. Dici? Veramente carino, molto pittoresco, direi. Polvere da sparo, parte la macabra testa di cervo o quello che è appesa al muro. Apriamo, prendiamo questi bellissimi colpi per pistola. Queste pegetas, qua si può aprire, ammazza, è grande questa casetta, eh. Spero di non trovare nessuna sorpresina sgradevole come al solito. Ah, che bello, orologio stravagante. Ma perché dovrebbe essere stravagante? Vabbè, non indagherò oltre. Qua sul tavolo non c'è niente. Qua possiamo aprire, sembra di no, questo quadro. Ma cosa tu guarda qui? Un po'. C'abbiamo proprio il fiuto per
le robe nascoste. E qua dentro invece munizioni pistola, una bella piantina. Qua non c'è una mazza, quindi non ci resta che andare di sopra di nuovo ad aprire quel magico cassetto. Suppongo proprio che la chiave serva a quello, immagino. Quindi vediamo. Eccola qua. Toh! Introvabile, che bello. Cella per chi attende il giudizio. Fratelli e sorelle, il nostro signore è amareggiato. Non potete assassinare gli stranieri con tale noncuranza. Tutti hanno diritto a essere giudicati in maniera onesta, senza pregiudizi. Chiunque catturiate va condotto nel seminterrato della fabbrica. Lo stesso vale per i traditori. Seminterrato della fabbrica. Dirigiti verso la fabbrica abbandonata. Ma tu guarda un po', è poco più giù, eh? È qua vicino. Tu guarda un po', che fortuna. Allora, io mi armerei di questo perché... non si può mai sapere. Puta madre, hijo de mil puta. Ah, questo mi sa proprio che non gli posso fare niente. Lo so, infatti me ne voglio andare. Tu sia maledetto. Quanti caspiterina siete. Accidentaccio a voi, io me ne vado. Ciao. Scusate, ma mi sa che mi conviene scappare, ragazzi. Mi sa che mi conviene scappare. Allora, a parte proprio questi che si mettono in mezzo ai cojones. Scusate, ragazzi, ma ci avrei fretta. Oddio, ci stanno le bombe. Ci stanno le bombe. Oddio. Oh, ma tu guarda un po', sono arrivato già alla fabbrica abbandonata. Ma tu guarda un po'. No, 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 adesso basta. Oh, tu puta madre. Lo dico io, perché io non ti ho fatto niente e tu sei lì addosso che mi vuoi ammazzare. Sì, ti ho sparato un colpo, però c'è un po' di comprensione, su via, eh. Non so se curarmi adesso, no. Direi di no. Via. Oh, ma tu guarda un po', c'è Usti. L'ho seminato, finalmente. Che ansia di... mamma mia. Polvere da sparo me la prendo. Anzi, vediamo un attimo. Munizioni per fucile immediatamente. Grazie. Oddio, ragazzi, cioè è stata un'esperienza veramente agghiacciante. A parte, vabbè, lo spavento che non so perché, ma un po' mi aspettavo. Però vedete, vi ho detto meglio essere pronta a tutto. Però nonostante questo mi ha preso comunque a male. Allora, la fabbrica abbandonata, l'ingresso sembrerebbe essere di qua, infatti. Peseta se coltello la cucina, meraviglioso. Però visto che ci siamo qua, munizioni per fucile, ci piacciono. E carissimo Eusti, allora la bottiglia di profumo te la vendo. La chiave nascosta suppongo proprio che non ci serva più. E queste cose si possono incastonare pietre. Per cui intanto vendo queste due cose qua, ragazzi. E intanto che aumenterò, ragazzi, per 20.000 peseta se la potenza del fucile a pompa. Ciao caro, grazie a te, è stato un piacere come al solito. Allora, intanto io direi che incastonerò questo zaffiro qua dentro, ragazzi, visto che ci sono. Perfetto. Salverò la partita. E la mia domanda è: se entro nella fabbrica, poi non potrò più andare qua sotto? Perché qua sotto pare che ci sia qualcosa. Del meglio, signore. Sì, con lode. Allora, proviamo ad andare un attimo di qua, ragazzi. Vediamo cosa c'è. Scusate, ma pura curiosità. Ah, non posso passare. Allora che me la mettete a fare questa stradina? Vabbè, non fa niente. Direi di provare intanto ad entrare. Sì, ho capito. La giacca perduta. Qualche sudicio ladro ha rubato una giacca. Uno di quei bei giubbotti di pelle di pecora. Qualcuno lo recupererebbe? Quindi è all'interno della fabbrica abbandonata, ragazzi. Quindi devo vendere la giacca ad Eusti per guadagnare la bellezza di 7 spinelli. C'è qualcosa. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Interactive Retinal Inquiry System, Iris. Il sistema di indagine interattivo implementato sull'occhio aiuta Ada a rilevare indizi quasi invisibili ad occhio nudo. Se le permette di scoprire informazioni che la aiutino nella sua missione. Ma dai, ecco che cos'è quella roba incredibile che c'ha nell'occhio. Fantastico. E quanto siete arrabbiati però, ragazzi. Sempre a brontolare, che palle che siete. Ah, ok.
Cerca Louis. Louis è passato di qua, ma tu guarda un po'. Allora, qua si può aprire usando questa. Lì c'è. Oddio, quella è una balestra. Fatto sta che, cioè, si è, raga, attivata una musica tipo da panico. Coltello alla cucina. Scusate, ragazzi, scusate se mi intrometto così, ma la posso ammazzare? Oh, che cazzo! No, raga, non ci posso credere. Cioè, devo fare sta cosa pure nel DLC? Non ci posso credere. E buoni. Oh, raga, eppure colpisco alla testa, eh. Mannaggia santa. Cioè, sono stata capace di... come si dice... prendermi il piede nella trappola. Eccola la giacca, ce l'ha lui. Tu sia maledetto, dammela. La devo vendere a Eusti. Non è morto, va bene, sì. Ricarichi, ricarica, cazzo. Ma, oh. E muori. Mannaggia santa. E che ansia di tutto. Mi devo prendere pure lo spray. Allora, me la dai la giacca? Grazie, che bello. Infatti si assomiglia, cioè perlomeno è proprio uguale a quella. Fatto sta, ragazzi, che quindi bisogna fare attenzione di nuovo pure alle trappole. Che meraviglio. E intanto, visto che ci sono, io gliela vendo tipo now, caro. 5.000 e 7 spinelli. Allora, ragazzi, io direi che, visto che siamo già qui da Eus e ho potuto salvare la partita, di fermarci qua per oggi, come sempre, per non far uscire video troppo lunghi. E visto che abbiamo vissuto già tante belle emozioni quest'oggi, abbiamo incontrato Mr. Kela con le sue avance veramente troppo sfrontate, siamo state inseguite dall'omone, cioè veramente tante tante emozioni, per cui direi di riprendere direttamente qui dalla fabbrica la prossima volta. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!